Riprenderò in parte i discorsi di Marco Fiorentino con i quali mi trovo d'accordo. E prima avevo accennato al fatto che questo è un paese dove esiste un liberismo taroccato, e Marco ha dato un grande esempio di liberismo taroccato, nel senso che ci sono alcuni settori della nostra attività economica che ci sono in realtà preclusi, non ci sono preclusi in modo esplicito, come potrebbe essere facendo un divieto, ma ci sono preclusi come attraverso l'imposizione di alcune norme, quindi abbiamo un sistema normativo che non aiuta in nessun modo, almeno nel settore del TLC, le piccole e medie aziende. Posso fare degli esempi semplicissimi. Allora, un primo esempio è che, ad esempio, se voi volete fare l'operatore di TLC e volete stendere un solo metro di fibra, dovete pagare un contributo amministrativo ogni anno di 27.750 euro. Potrei citarvi, ad esempio, che per fare il gestore della posta elettronica certificata, qualcuno ha voluto imporre un capitale sociale minimo di 1 milione di euro. Potrei dirvi del fatto che se voi volete fare il gestore di certificati digitali dovete avere uguali misure. Dopodiché, quello che succede in questo paese è che qualcuno può vendere delle marche temporali, quelle che serviranno per fare la fatturazione elettronica, a 30 centesimi cada una. Più o meno la metà di quello che costa una raccomandata normale. Uno si domanda perché dobbiamo passare all'elettronico se il solo vantaggio è un dimezzamento dei costi. Però io vi posso dire che il costo industriale di produzione di una marca elettronica è un milionesimo di quella cifra. Okay? Ma vi potrei dire di quanto è taroccato questo mercato parlandovi anche degli SMS. Un secondo di conversazione su rete mobile sono 13.000 bit. Un SMS sono 160 bit pardon, 160 caratteri per 7 bit, fanno 1120 bit. Vuol dire che in un secondo di conversazione ce ne stanno più di 10. Vuol dire che un minuto di conversazione su rete mobile contiene 600, come minimo 600, se fate il calcolo preciso sono circa 700, ma comunque facciamolo all'ingrosso, sono 600. Vorrebbe dire che teoricamente se ci fosse la concorrenza che ci hanno spiegato che essere quel meccanismo meraviglioso che consente di ottenere l'ottimo dal mercato, un SMS dovrebbe costare, se un minuto di conversazione costa, che ne so, 10 centesimi, come costa oggi, un seicentesimo di 10 centesimi, non come succede adesso che un SMS costa 10 centesimi. Questo per dirvi quanto viviamo in un settore che è assolutamente blindato e dove un comitato d'affari ben riconosciuto e ben strutturato riesce a far approvare una quantità sterminata di norme e normette a suo vantaggio. Ve ne ho solo citate alcune, ma ve ne potrei citare delle altre. Tra altre cose, come associazione, noi abbiamo ripetutamente proposto degli emendamenti che facessero delle correzioni a queste storture e magicamente non vengono mai passati. Devo dire che prima dicevo che una volta ci è andata bene, effettivamente. Il ministro Landolfi, a cui va tutto il mio ringraziamento, è stata una delle poche persone che ha fatto veramente qualcosa per noi, perché a fine del 2005 ha liberalizzato l'utilizzo, per l'ultimo miglio, delle frequenze non licenziate, il famoso Wi-Fi e per LAN. Ebbene, decine di nostri associati, nel giro di soli 2 anni, senza ricevere un solo euro di contributo pubblico, hanno reti da 10.000 e passa utenti che lavorano tutti in banda larga. Io vi posso testimoniare, provengo dal Veneto e probabilmente si sente anche dal mio accento, che ad esempio il Veneto, contrariamente poi a quello che qualcuno non dice o fa finta di non sapere, è totalmente coperto da almeno un paio di operatori in modalità hyperlan, il che vuol dire che tutto il territorio veneto non è digital diviso, nonostante poi circolino tutta una serie di finanziamenti che finiscono ancora una volta sempre ai soliti noti e per avvantaggiare sempre i soliti noti. Aggiungo un'altra cosa che è fondamentale, e cioè che noi abbiamo avuto un'evoluzione storica, fine dell'Ottocento, primi del Novecento, dove si sono formate le reti di TLC. Avevamo un problema complesso, la tecnologia era giovane e
l'approccio che si poteva scegliere in quel momento era necessariamente gestione di problematica complessa, presuppone gestione gerarchica. E infatti i sistemi telefonici dell'inizio del Novecento funzionavano su base gerarchica. La periferia è totalmente stupida, voi avete semplicemente un microfono e un auricolare e tutta la parte di intelligenza era concentrata nella centrale di switching. Ebbene, questo presupponeva quindi un soggetto di grandi dimensioni con un grande impegno organizzativo, un grande impegno economico. Fortunatamente l'evoluzione tecnologica verso la fine degli anni 60-70 ci ha portato quel grande dono che si chiama commutazione di pacchetto, che è l'opposto della commutazione di circuito. La commutazione di circuito era quella che avevamo conosciuto all'inizio del secolo, la commutazione di pacchetto è quella che poi ha scatenato internet, per intenderci. Sopra la commutazione di pacchetto il protocollo IP ci ha permesso di avere un sistema che non ha più bisogno di un soggetto che si faccia carico del coordinamento.